Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, sul canale Twitch di Quel Tale Ale, cioè Quel Tale Ale TV. Ripartiamo oggi con un altro streaming, sempre di SimCity, vediamo un po' come va, vediamo se riusciamo a farlo con una qualità leggermente migliore. Quindi ho aumentato ancora un pochino di più la qualità rispetto a ieri, che comunque mi avete detto che era abbastanza buona e non laggava, quindi adesso aspetto un attimino il vostro feedback per sapere anche come si vedrà questa puntata in Con appunto una in qualità. streaming con la qualità leggermente più alta. Tra poco partiamo, vediamo un attimo di aspettare magari che arriva qualcun altro, che si aggiunge qualcun altro. Riprendiamo sempre come detto da SimCity, dalla città che abbiamo fatto ieri, sì, con il DLC, le città del futuro, città del futuro. Ho spippolato un pochino adesso, cioè vedendo un'altra città, ho fatto un'altra cittadina, iniziato a fare un'altra cittadina, mandando magari qualche soldo dalla prima. Magari sì, un'altra città me la faccio per, tra virgolette, per conto mio, nel senso. Oppure magari la continuiamo adesso insieme. Sono ripassato adesso sulla prima città per fare qualche ricerca, visto che sono comunque molto lunghe. Ma partiamo subito. Allora, cambiamo schermata e andiamo su SimCity, sul menu di SimCity, e riprendiamo la partita. Ricordo ancora che dobbiamo cambiare ancora il nome della città. Momento, momento, non lo so perché qualcuno mi sta dicendo che non si vede. Adesso provo a vedere un attimino anch'io. Fatemi sapere se si vede o meno. In teoria dovrebbe vedersi. Come detto, ricordatemi anche la qualità, perché l'ho aumentata un pochino, potrebbe laggare, vediamo. Dobbiamo trovare ancora la qualità ottimale. Come detto, con questa tipologia di gioco, cioè gli gestionali, manageriali e strategici in generale, la qualità può essere un pochino più spinta, quindi vediamo un attimo. Allora, come vedete, praticamente ho fatto un altro paio di torri. Ho finito la ricerca, quella che stavamo facendo sulla sopraelevata. Adesso facciamo un'introduzione un po' così. Qui sta ricercando per l'Accademia di livello 3 in modo tale che possiamo anche fare il. Aspettate che non mi ricordo cosa potevamo fare, che mi serviva. Ah no, in realtà mi serve l'Accademia di livello 4 per fare il reattore a fusione avanzata, in modo tale che almeno nell'altra città iniziamo a fare una centrale del tipo a fusione, però prima dobbiamo fare l'aumento, diciamo, dell'accademia a livello 3 e ricercare qualcosa qui, quindi magari faremo l'atomizzatore della spazzatura, facciamo cose utili. Altra cosa che ho scoperto purtroppo adesso è allora, una cosa positiva è che una volta finita la torre, finiti gli 8 piani di torri, nella parte finale possiamo fare un ultimo piano di qui cartelloni pubblicitari ho fatto. Qui ho messo dei pannelli solari. Un'altra cosa che potevamo fare era, non mi ricordo, un giardino forse? Boh, non mi ricordo. Lo vedremo un attimo. Allora, dicevo della sopraelevata che ad esempio queste due non possiamo collegarle perché l'ho scoperto facendo una nuova torre che ci deve essere un piano tutto dedicato. Come vedete, qui ho costruito anche un piano dell'educazione, tra l'altro. Ci serve un piano dedicato alla stazione sopraelevata, quindi magari alle prossime torri che andremo a fare le metteremo. Adesso, come detto, cioè non sapevo si potesse fare così. Ah, vi dicevo, qui la corona, quello che possiamo mettere quindi nel finale di torre, cioè quella d'energia solare, quella aria pulita che non me l'ha fatta fare nell'altro, vabbè, assorbe l'inquinamento atmosferico, anche questa non è male, quella turistica, quella pubblicitaria che ho fatto lì e quello dei parchi a più piani, ma non ce ne frega al momento dei parchi. La stazione sopraelevata, come detto, la farò nella parte più alta. In quest'altra torre ho fatto un piano per l'educazione, in modo tale che magari gli studenti vadano anche qui, ci risparmiamo un po' di spazio. E niente, vabbè, come detto, aspettiamo un altro pochino. Come vedete, accumula una barca di soldi. Nell'altra città che ho iniziato, anzi, andiamola a vedere direttamente adesso, così
diamo un'occhiata anche lì. Ho preso questa qui di lato, ha bisogno del servizio sanitario, abbiate pazienza. Ho iniziato questa zona perché c'è del petrolio e visto che la stazione Omega richiede petrolio, sono passato qui. Ho fatto qui la stazione Omega che al momento no, funziona. Avevo dei problemi di elettricità, per adesso ho fatto questa eolica perché diciamo era quella un po' più economica, quindi di DLC di SimCity ce n'è uno solo, che è questo qui, Città del Futuro. Poi ci sono diciamo dei pacchetti come quello della Città Britannica, Città Francese, ma non quelli in realtà non ne vale molto la pena. Questo qui sì, perché va a cambiare molto il gameplay di gioco. Qui come vedete è annerita perché è andata in fiamme. Dovrei ripararla, 13.000. Ok, ripariamola. E niente, vi volevo far vedere anche quest'altra città, che per adesso ho fatto delle cose basilari, un po' per l'impianto delle acque di depurazione, l'estrazione dell'acqua. Qui come detto ho fatto la centrale eolica. Qui sto estraendo petrolio che ci serve appunto per la nostra fabbrica Omega & Co. Gli serve petrolio e minerali che poi andranno ad utilizzare per fare appunto l'Omega, e questo Omega ci fa guadagnare in base alle industrie che sono state convertite in fabbriche Omega. Adesso ce ne dovrebbe essere qualcuna, si riconoscono perché hanno del fumo viola che esce dalla fabbrica. Vediamo se ne troviamo qualcuna. Eccola qui, ad esempio, proprietà e gestione della Omega Corporation. E se andiamo a vedere i guadagni, come vedete, la Omega Corporation spese 100, guadagni 4.500, quindi è veramente un ottimo investimento. Quindi direi di puntare su questo. Quest'altra città, come detto, l'ho fatto un po' come vedete, un bel fumo viola che ci dà l'idea di sanità. Altra cosa, non ho capito perché qua questa zona di pale eoliche non funge. Appunto, volevo ricercare nell'altra cittadina quella della centrale. Anzi, vi faccio vedere quale centrale vorrei fare, che è questa centrale elettrica a onde. Anche no, la centrale a fusione. Quindi dobbiamo fare ricerche sulla centrale elettrica a fusione in un'accademia della regione. Quindi, visto che l'accademia l'abbiamo nell'altra città, andiamo lì così mandiamo avanti le nostre ricerche. Poi più avanti andremo ad estrarre ancora più petrolio, in modo tale che volendolo possiamo portare anche in quest'altra cittadina. Poi cambieremo anche il nome. Rust, sì, più avanti lo rivedremo, ragazzi. Per adesso, come detto, mi sono preso un po' di pausa perché ci ho giocato parecchio. Quindi ho detto aspettiamo un altro po' che magari ci sono un po' più di aggiornamenti, qualcosa in più di buono, e poi lo rivediamo perché, come detto, ci ho giocato più di 100 ore. Quindi, dopo un po', anche questi giochi vengono tra virgolette a noia. Anche perché poi dobbiamo, cioè, ci ritroviamo che dobbiamo riniziare di nuovo da capo per le varie dei vari reset del server, eccetera, eccetera. Quindi, capisco che magari anche da parte vostra sarebbe una rottura di balle rivedere io che riparto a prendere le risorse, eccetera. Quindi, vediamo un po' più avanti. Lo vorrei proporre in streaming, però come abbiamo visto per aumentiamo la velocità qua intanto. Come abbiamo visto con 7 Days to Die è un po' più difficile non farlo laggare, quindi vedremo, vedremo. I vecchi video si possono rivedere sia qui sul canale Twitch, praticamente. Allora, per chi sta vedendo lo streaming su YouTube, ricordo che trova i link del canale Twitch dove facciamo queste dirette in descrizione. Cosa stavo dicendo? Ah, che lo trovate ancora qui su Twitch, basta cliccare sul nome Quel Tale Ale TV sotto il titolo, ad esempio sulla home quando venite qui su Quel Tale Ale TV. Da lì praticamente vi va su un'altra pagina e qui dovete cliccare o highlight, sono i video che io salvo, in questo caso li ho salvati tutti e due gli episodi di SimCity, oppure andate su Past Broadcast dove trattiene tutti i video fatti. Dopo un po' però vengono cancellati, a meno che io non vada a bloccarli. Per adesso ho bloccato come titoli, cioè come video, diciamo definitivi che rimangono qui, solo questi di SimCity. I primi erano comunque delle prove, quindi non ci sono. Però vi ricordo che cercherò di riportarli sul canale YouTube. Ho già riportato il primo, sto riportando almeno, ho già riportato quello di ieri.
Però lo pubblicherò magari domani, perché questi sono video in più, quindi magari li pubblicherò in mattinata, vediamo, vediamo un attimo. Sì, c'è un'altra città che adesso sfrutteremo pian piano. Cerchiamo di finire qua la ricerca dell'accademia di livello 3. Sì, anche non mi ricordo quante ho, 140-150 ore. Comunque parecchie, perché ti porta a giocarci parecchio, quindi sì. Come detto, ogni tanto ricordatemi, cioè ricordatemi, fatemi sapere se si vede bene o meno. Sì, l'episodio di ieri in realtà è un po' lunghetto, però preferisco non tagliarli, più che altro perché lì tra Twitch e YouTube, diciamo Twitch li può riportare a spezzoni di 15 minuti, però poi riportare 8 video mi sembra un po' eccessivo, quindi ne faccio uno di due, lo riporto lì come se alla gente, diciamo, piace vederlo, lo vede, anche se è un po' lunghetto, per questo è un po' più divertente così. Diciamo, partecipando direttamente in live, così chiacchieriamo anche. Minecraft l'ho giocato poco perché presi la versione 360 quando è uscito, però come genere mi piace molto. I giochi, diciamo, creativi mi piacciono. Non l'ho preso per PC perché al tempo c'avevo un PC un po' di merda, però. Non ci ho fatto gameplay perché vabbè, già fatto da tantissimi, quindi calcolando che non sono un esperto non potrei fare niente di particolare, non lo propongo per adesso, poi non si sa mai. Il DLC dipende, di serie costa 14 euro, che è un po' tantino, anche perché il gioco, le case si trovano a meno, quindi. Io l'ho. Oddio, più o meno l'ho pagato quello. Forse 12 in offerta, non mi ricordo. E più che altro perché, come vedete, va a portare un qualcosa in più di molto utile. Perché. Aspetta, dov'è la discarica? Inceneritore c'è, perché non gliela fa? Perché non basta l'inceneritore. Allora ce ne piazziamo un altro, posso? Mi toglie l'industria. Faccio una stradina un po' più lunga. Me lo piazza qui. Sta ceppa. Vabbè, mettilo là, sti cazzi. Va, inceneriamo tutto. Tanto il vento va di là. Il problema è che nell'altra città che il vento viene qua. Ma questi sono dettagli a cui penseremo dopo. Tra poco, per vedere il dettaglio, diciamo, dello streaming, dovrebbe uscire di lato a. Alla chiave inglese la qualità dello streaming, quindi alta, media o bassa. Ok, vediamo qua. Le ricerche sono abbastanza. No, forse gliela ha fatto. Non è vero, siamo ancora all'81%. Allora facciamo una cosa: ampliamo ancora queste mega torri. Ci servono reddito basso, quindi facciamo un altro piano reddito basso. Teniamoli bene in conto perché. Poi dobbiamo fare la stazione, soprattutto se no rimaniamo inchiappettati. Qua profitti meno 18.000, bene. Ah, perché ci abbiamo fatto il piano dell'educazione che ci fa spendere denaro. E allora mettiamoci. No, facciamo anche qui piano appartamento medio. Aspettiamo che costruisce anche qui la megatorre e poi magari ne facciamo un'altra. Un altro piano, sì. Andiamo con le megatorri perché pian piano rimpingueremo tutta questa zona di torri. Tanto come ve vedete i sordi ce l'abbiamo. Questa è una zona, se non sbaglio, a medio reddito. Medio alto, sì. Allora ci piazzo una torre d'elite. Dov'è? Facciamo anche qui una megatorre elite. La piazzo. Non la posso mettere lì. Maledizione. Vabbè, la piazzo qua, che chi se ne frega. Va bene uguale, va bene uguale. Megatore, in realtà il primo piano era uffici. Ecco perché non c'è. Ah, profitti in totale ieri meno 20.000, quindi sta torre ci sta un po' dissanguando, ma va bene.
No, vlog non ne faccio, ho già detto un po' di volte. Ragazzi, per FIFA è troppo complicato fare spezzettoni perché l'editing già così richiede parecchio tempo. Se dovessi fare vari spezzoni sarebbe una cosa molto ma molto complicata, più che altro dal punto di vista tempistico, quindi arriverebbe un video ogni 20 giorni, quindi tanto vale farne una partita così direttamente, anzi. Vabbè ragazzi, pazienza, se non vi piace non posso farci niente, cioè nel senso magari più avanti vedremo anche altri giochi, per adesso sto rigiocando un po' a SimCity per riprenderlo un po' e per vedere anche questo DLC delle città del futuro. No, moderatori in realtà no, tanto ci sto io, quindi non c'è problema. Ce ne faccio un altro di appartamenti. Sì, che c'è fatto. Questa quanti piani ha? 6, quindi un'altra cosa possiamo farcela. Piano appartamenti, facciamoci sempre questi qui. O magari no, gli uffici costano un po' troppo in realtà, quindi famoci gli appartamenti. Per quanto riguarda, no, Dark Souls, come detto ieri, purtroppo, cioè purtroppo, facendo la serie sul canale non mi conviene portarla avanti qui perché poi non combacerebbe con i video che portiamo avanti. Come vedete, qui abbiamo messo nell'ultima parte cartelloni pubblicitari che ci fruttano un fottio di soldi, perfetto, quindi li metteremo sempre su tutte le torri. In realtà li ho messi anche qui un po' di meno, forse perché guadagniamo comunque in base Questo in base agli uffici e centri commerciali. Questo probabilmente è lo stesso, sì, ok. Quindi quest'altra torre che manca solo. Ah no, 7 piani ne abbiamo fatti. Vabbè, allora all'ultimo piano, come detto, dobbiamo farci la stazione della sopraelevata. Vai. Famo la stazione. Questo qui possiamo metterci, ok, un centro commerciale a due. The Last of Us, come detto, non saprei se prendo. Cioè, più avanti magari lo prenderò perché è stato un gioco eccezionale. Poi, cioè, non credo di prenderlo al day one perché 70 euro per un gioco che ho già giocato, non credo, non credo. No, la MotoGP non la sto seguendo più da un bel po' in realtà. Ok, qui già chiuso, vabbè, control net richiesta. Control net, non ricordo neanche cos'era. Manca il segnale? No, ok, adesso è connessa. Perfetto. Naturalmente saluto e ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo, tutti voi che state seguendo lo streaming. Se volete, cioè se vi fa piacere, magari condividetelo quando facciamo gli streaming, così più siamo, più ci divertiamo. Qua 4 piani. Vediamo un po'. Allora, o ci facciamo qualche ufficio. Facciamoci centri commerciali per ricconi, dai. Questa come stiamo messi? 8 piani su 8. Qui abbiamo la stazione, perfetto. Quindi facciamoci i cartelloni pubblicitari. Almeno guadagniamo un po'. E poi magari faremo nell'altra città una torre tutta commerciale, così ci famo i soldi. Va bene.
Sì, lo so, i nomi li cambieremo dopo, ne abbiamo due, poi facciamo qualcosa, sì, qualche differenza grafica c'è, dovrebbe andare a 1080p nativo e qualche rivisitazione, diciamo, dei dettagli, dei protagonisti, eccetera. Ok, questa come sta messa quest'altra? Tre piani su otto, però continua a perdere perché qua ci abbiamo fatto uffici e scuole, quindi andiamo con gli appartamenti. Daisy lo vorrei fare, però come detto ancora non l'ho comprato, sto aspettando di trovarlo in offerta. E non è facile in realtà, si trova sempre anche sui rivenditori di IKEA a prezzi normali, quindi ancora non l'ho acquistato. Anche perché, per dirvi, ho fatto il preordine di Watch Dogs a 26 euro, DayZ costa 23, quindi vabbè che Watch Dogs potrebbe uscire o non uscire a discrezione della Ubisoft, ma sempre affidabilissima. Eh, 1080p, vabbè, la risoluzione ci sta, 720p che è già HD, tra virgolette HD ready, un po' come le televisioni, 720p HD ready, che è la risoluzione di 1280x720 e va fino a 1360x7 qualcosa, 800, non mi ricordo. 1080p è 1920x1080, probabilmente, sì, non mi ricordo. Qua ci possiamo fare qualcos'altro. Qui quanti piani siamo? Quanti piani siamo? 4. Vai, continuiamoci a mettere gente. Accumuliamo gente, va bene. Questo qualche no, commercio siamo a posto. Allora mettiamoci altri appartamenti. Servizi non ne metterei altri perché vabbè, questi nella fase finale, mettiamoci altre persone, dai. No, facciamo così. Piano degli uffici ad alta tecnologia che non ne abbiamo. Uncharted li ho già giocati tutti, tra virgolette, per conto mio, nel senso ancora non facevo gameplay, quindi me li sono giocati quando sono usciti. E quindi no, non, oddio, almeno per adesso no, perché ho già tanti titoli che sono in cantiere, quindi, e che comunque sto già portando avanti. Metal Gear Ground Zero non l'ho preso perché, come detto, è una demo, quindi mi sembra un po' eccessivo il prezzo. Ha finito sta ricerca. Mamma mia, qua queste torri ci stanno impallando. Comunque, la visuale delle torri qui è molto faiga. Sì. Direi di sì. Ricerca, miglioramento disponibile. Perfetto. Portiamo l'accademia a livello 3. E cosa ci possiamo appizzare? Edificio annesso di fisica del plasma. Espandi le ricerche dell'accademia, sul più incredibile stato della materia. Plasma in questo edificio annesso consentono di accedere a nuovi progetti e velocizzare la ricerca. Ok, piazzalo, piazzalo. Ce l'abbiamo spazio? Qui sopra? Vabbè, piazzalo lì sopra, che ci frega. E adesso che abbiamo la cosa velocizzata, direi di fare generatore di onde. Questo modello avanzato produce più energia rispetto a un generatore a onde normali. No, però io farei più questo. Che non posso fare perché ci serve edificio annesso di scienza quantistica nell'accademia. È mortacci vostra allora. Quindi devo. No, questo no, perché comunque ci serve un'altra cosa. E allora, vediamo un po'. Sì, in teoria non tutti gli streaming li ricarico su YouTube. Questi di SimCity vorrei. Allora, edificio annesso di scienza quantistica. Ma noi cosa abbiamo messo al momento? L'accademia. No, questo non mi dà solo così. Mi faccia vedere un attimo. Così.
edificio annesso di scienza quantistica. Cosa vuoi? Miglioramento accademia di ricerca. Allora forse c'è proprio piano per il reattore nucleare. Non lo so, non lo vedo. Allora, momento, per costruire questo, cioè ne abbiamo già due di due. Quindi miglioramento accademia di ricerca. Ah, dobbiamo arrivare a livello qua. Vabbè, allora ricerchiamo una cosa random, dai. Il problema è che devo ricercare una di queste. Mi serve edificio annesso, eh? Non lo so, vabbè. Famo che andiamo avanti. Miglioriamo un altro po' queste qui. Cinque piani. In realtà non ci richiedono. Vabbè, continuiamo a fare appartamenti. Questo a quanto siamo arrivati? 6 piani su 8. Anche qui facciamoci appartamenti in modo tale da aumentare. Intanto siamo arrivati a 141.000 abitanti. Abbiamo 701.000 di soldi. E a questo punto facciamo una cosa: facciamo che questa strada qui la demoliamo in modo tale da dar spazio a. Mi dispiace voi con queste case, ma arrivederci. Anche la torre idrica. Vabbè, sti cazzi. Ci facciamo un'altra di queste ben costose. Tra l'altro abbiamo un limite, 7 di 8, quindi siamo quasi arrivati al limite di queste torri. Non so se ci sia un limite anche quest'altra. Ah, megatorri in generale c'è il limite, vabbè. Allora, sovrapposizione con cosa? Con il parco? E allora facciamo che distruggiamo anche quest'altra strada. Famo così. Mi spiace, fate largo. Abbiamo bisogno di spazio per le megatorri. Non è vero, non ci entra proprio. E che cos'è? Vabbè, mi tolga la megatorre, mi scusi, buon uomo. La famo da un'altra parte, che qui non c'è posto. Se distruggiamo quelle, mi sa che facciamo dei macelli. La fabbrica Omega qui non può funzionare perché non abbiamo il petrolio, quindi FIFA 15 non lo so se lo prenderò, non credo. L'ho preso per PlayStation 4 perché avevo un buono sconto. Non mi ricordo se di 30 euro, altrimenti non l'avrei preso. Non lo so, poi può darsi anche che lo prendo. Vedremo, vedremo. Vabbè, Fallout, soprattutto il 3, parlo del 3, è un grandissimo titolo. Uno dei migliori della scorsa generazione. Io farei un'altra di queste. Così, perfetto. Vabbè, i giochi meno conosciuti, seguendo comunque il panorama videoludico in generale, sono magari sconosciuti e più, però diciamo che io li conosco, quindi. Facciamo questo qui, queste torri come stiamo messi? 7 su 8. Perché non mi fa fare niente? Mi scusi. Ah, sta costruendo. Ma che cazzo sta costruendo? Ho selezionato questo, no? Vabbè. Appartamenti, facciamo un centro commerciale da 2. E poi aumentiamo. Allora, momento, vediamo perché qua stiamo a fare tante di quelle torri che non si capisce più una sega. Più che altro non si vede una sega. 7 piani su 8. L'ultimo piano lo facciamo per la nostra sopraelevata. Dov'era? Eccola qui, stazione sopraelevata. No, vabbè, non è che mi sono trasferito su Twitch. Gli streaming li ho sempre voluti fare da più di un anno. Solo che la linea è quella che è. Ma gli streaming, come detto, mi piacciono perché c'è un. Come potete vedere, c'è un rapporto più diretto. E
È come un live su YouTube, però nel frattempo giochiamo, ci divertiamo, chiacchieriamo. Via costruzione della sopraelevata e poi vediamo quali possiamo collegare. Questa iniziamola ad aumentare dal punto di vista di cosa? Cittadini, cittadini, vai. Almeno aumentiamo un po' il numero di abitanti. No, i live li farò a parte i primi che erano di prova, almeno che poi, vabbè, andiamo a vedere un gioco che non funziona, però proseguirò con SimCity per un altro po', poi stacchiamo un po' prima di ieri, perché sennò. E Motorstorm l'ho giocato il primo, l'ho preso in bundle con la PlayStation 3 insieme al primo Resistance, sì. Non era male, non era male. Certo, non era neanche un capolavoro, però si lasciava giocare, si lasciava giocare. No, Soul Calibur non li ho mai giocati, li conosco ma non ho avuto modo di giocarli. Questo DLC sinceramente sì, io l'ho preso per rigiocare a SimCity perché non ci giocavo più che altro perché, come detto, le città sono un po' troppo piccole, quindi questo DLC è stato una manna dal cielo, più che altro appunto per poter aumentare il numero di cittadini, aumentare i negozi, eccetera, eccetera, in verticale, visto che comunque, come detto, la planimetria di questo nuovo SimCity è un po' troppo striminzita per chi ha sempre giocato ai SimCity. È stato un duro colpo passare da quelle città immense ad una cosa del genere. Ok, allora questa siamo arrivati alla fine. Sì, non si vede più niente. Sono un po' troppo, si dovrebbe zoomare un po' di più. Qui abbiamo la stazione della sopraelevata, quindi qui sopra ci possiamo fare i cartelloni pubblicitari, che ci famo i sordi. Qui anche abbiamo una stazione sopraelevata e facciamoci anche qui i cartelloni pubblicitari. Tanto energia ce n'abbiamo. Il bundle dei giochi della Simbin è ottimo. Io l'ho. Nonostante alcuni giochi già li avessi, l'ho preso. Cioè, ho preso il bundle, però parecchio tempo fa. È ottimo, è ottimo. Anche perché i giochi sono tutti ben fatti. Molto simulativi, oddio, molto simulativi. Qualcuno sì, qualcuno un po' meno. Però rispetto ai classici giochi a cui siamo abituati, sì, sono ottimi. Allora, proviamo a fare sta benedetta sopraelevata. Ok, qui me la puoi collegare qui, perfetto. Poi, momento che qua c'è un impallamento totale. Qui me la colleghi qui. Questa me la colleghi qua. E questa mi sa che non ce l'ha, no, perfetto. Quindi per adesso possiamo collegare queste tre. Facciamo tutte allo stesso piano, cioè all'ultimo piano. Hanno problemi di acqua, perché ho anche storpiato le cose. Momento, dov'è la nostra cosa d'acqua qui? Non è vero. Volete dell'altra acqua? Dove posso piazzarla? Qui sì, vabbè. Tanto i soldi non ci mancano, tra poco sì. Tra poco sì. Ma il volante io mi ci trovo benissimo, cioè è stato veramente un ottimo acquisto, soprattutto con i giochi per PC. Mi ci trovo veramente molto ma molto bene. Quindi sì, se si gioca e si è appassionati di titoli racing, assolutamente sì. Tiff mi sta piacendo, l'atmosfera soprattutto, come ho detto anche nei gameplay, mi piace molto, mi piace. Piano d'alta tecnologia, no? Facciamo un altro po' di questi, quindi. Sonic ne ho giocato qualcuno, ma non sono mai stato un fan del riccio blu. Bioshock sì, sono uno, oddio, uno più bello dell'altro, a parte il 2. Il primo è il migliore secondo me. Ma anche BioShock Infinite, soprattutto con quel finale, che vi invito a non spoilerare per chi non l'avesse giocato, è veramente ottimo. Comunque lo trovate sul canale. E per la mega serie di Metal Gear, spero prima o poi di poterla riprendere. Sì,
Se recensioni intendi, diciamo, gameplay anche online, sì, non tantissimo perché comunque non gioco tanto online. Qui ci sono degli impallamenti di traffico. Momento, allora. No, AIDS l'ho evitato con tutto il cuore. Abbastanza pessimo, quindi. No, no, non me le devi demolire, me le devi migliorare. Famo cazzate che già c'è traffico. Ok, anche questa che magari poi ci si impalla tutto. Questa qui. Va bene. Vabbè, Dark Souls sì, lo consiglio assolutamente. Sia il primo che il secondo, ma anche Demon Souls. No, Rust non l'ho mai fatto in streaming per adesso. Shadow of Mordor al momento non ce l'ho presente. Per The Last of Us già detto, Mirror's Edge si è giocato e in realtà non è che mi sia piaciuto più di tanto. Cioè, bello il concept, bella tra virgolette l'ambientazione, cioè lo stile. Però tutto il resto, mamma mia, lo evito volentieri. Cioè, lo evito, l'ho già giocato e finito tutto, non è che è stato. Infamous Second Son, vedremo, vedremo. Spoiler! Vedremo. Dead Space sì, mi è piaciuto il primo. Ho giocato solo il primo, in realtà ho anche il secondo e il terzo, credo. Il secondo sicuro. Ma forse pure il terzo, non mi ricordo. Comunque il primo è stato un ottimo gioco, un ottimo survival horror. Verso il terzo sempre più action, naturalmente entrando in Electronic Arts, la software house che li ha sviluppati. Va a finire come tutti i giochi che entrano nella Electronic Arts, tutti i TPS diventano, tutti. Titoli di guida ce ne saranno un po'. Rimanete sintonizzati, quindi. Borderlands 2 dopo un po' l'ho abbandonato. No, infatti ho messo la cosa per la depurazione dell'acqua. Questa qui era quella per l'acqua, che tra l'altro comunque ne sta estraendo abbastanza. Quindi, volendo un'altra, ce la piazzo. Se troviamo lo spazio, va bene. Anche un'altra? Ma sì, che ci frega. Questa è acqua pulita. Quindi, vai, vai così a bomba, a bomba. Brothers in Arms, sì, lo conosco e forse credo di averlo anche giocato, ma forse ce l'ho anche per PC qualche capitolo. Forse l'ultimo, Ride to Hell, una cosa del genere. Cosa serve? Facciamo questi qui, dai. Appartamenti, qua come stiamo messi? 8 piani, ma ce l'ho fatta la. Sì, i cartelloni ci sono, anche qui c'è tutto. Ok, quindi aumentiamo un po' queste qui di megatorri. Facciamo anche qui appartamenti che sono quelli un po'. Assassin's Creed ho giocato il primo che non mi è piaciuto per niente, il secondo che invece mi è piaciuto molto e Brotherhood l'ho iniziato solo, sto abbastanza indietro. Mercenary King è bellissimo soprattutto, io l'avevo detto quando feci video sulle 3 del 2013, è uno di quei titoli che mi ha colpito tantissimo, tra l'altro è gratis questo mese su PlayStation Network, PlayStation Plus, perché è il Plus. E perché mi ricorda molto, cioè è molto simile a Metal Slug, quindi per chi è amante di quel genere è da acquistare quello ed anche Amen che anche questo mese è in gratis con il Plus per PlayStation Vita. È
Eh sì, Infamous, aspettate, potrebbe arrivare, che ne sai. Amnesia, il secondo, in realtà hanno detto che fa un po' cagare. Oddio, anche il primo non è che sia tutto sto capolavorone, però. Daisy, detto prima. Sì, le Turtle Beach le utilizzo ancora. Sì, in realtà. Allora, sono di fascia media, in realtà, perché non sono proprio di fascia né alta né bassa. Però per l'utilizzo che ne faccio io, cioè tantissimo, quasi quasi avrei optato adesso con il senno di poi, con. Aspetta, quanti piani abbiamo fatto? Questo è l'ultimo? Forse sì. Non è vero, è il sesto. Avrei optato anche per delle cuffie di fascia alta. Civilization, in realtà sono belli entrambi. Non, perché non cambia tantissimo. Però sono entrambi bei titoli, sia il 4 che il 3. Che il 5, scusate. Sì, assolutamente, la serie arcade continua. Sì, c'ho già una lista strapiena di Steam da proporre per la rubrica arcade. Ci saranno altri video. Sì, Rust lo continuerò. Eh sì, poi magari gli do un'occhiata a Shadow of Mordor. Ma probabilmente già l'avevo visto e sentito, ma non mi ricordo. Tanto qua aspettiamo un po', stiamo facendo milioni. Cosa utile, perché poi li rispediamo alle altre città. Così, partendo con un budget abbastanza elevato, meglio. Anche Super Meat Boy, prima o poi farò quell'ultimo livello che mi rimane. Devo recuperare i salvataggi dal vecchio PC. Vai, a bomba qua. Qua come stiamo messi? Facciamo il settimo piano e anche qui farei o appartamenti o facciamo un centro commerciale di medio reddito e lì poi facciamo un centro commerciale ad alto reddito. Rambo è un altro gioco che ho evitato e penso che eviterò volentieri. Tekken ci giocavo ai tempi della sala giochi. C'era Tekken 3 per PlayStation 1. Bellissimi. Poi non, in realtà non sono mai stato un appassionato di picchiaduro, anche perché ci vuole molto allenamento. Planet Exp non lo conosco, mi sembra. Ghost Recon Phantoms, vedremo, non lo so ancora, non posso dare ancora opinione perché fino a quando non lo provo, a parte alcuni giochi, magari qualcosa si può dire. Sia per Mass Effect 4 che Dragon Age Inquisition sono, come detto, molto preoccupato, vista l'Electronic Arts, quindi. Vabbè, facciamo. Non è vero, ci dobbiamo fare la sopraelevata. Mamma mia, rischio. Vai. Europa Universalis, forse sì. Se non sbaglio al terzo ho giocato. Sì, come detto, gli strategici mi piacciono molto. Guitar Hero purtroppo non. Come detto, ci sono quei paletti di copyright. Però. Oddio, in realtà si potrebbe proporre qui su Twitch. Il problema è che è un gioco molto frenetico, quindi dovrei mettere una qualità molto bassa. In realtà, vabbè, si vedono solo i pallini, quindi potrebbe anche andar bene, però vedremo. Però sul canale non credo perché beccherebbero tutte le canzoni per il copyright. Ah, lasciate fare che Las Vegas era una grande città, poi ci sono stati gli eventi che ce l'hanno inchiappettata. Era un'ottima città, poi è andata a puttane, giustamente.
Vai con i piani. Quanti piani abbiamo? 5, sesto, fammolo così. South Park, avevo detto che mi sarebbe piaciuto proseguirlo qui su Twitch, però, cioè, lo proveremo, però la qualità dovrà essere più bassa perché altrimenti non ce la fa. Vai con i così. Così facciamoci la sopra elevata. Colleghiamo questa a questa e questa qui. Perfetto. No, tra ste due non le colleghiamo, si fanno il giro. Vanno all'altra torre. Possono chiedere tutto. No, in realtà faccio ogni tanto, raramente faccio il multiplayer. Ma semplicemente perché non ci gioco tantissimo io, perché avendo poco tempo a disposizione mi concentro più sul single player per finire i giochi. Crash sì, mi piace, ma non sono, tra virgolette, un fan, nel senso che non li ho giocati tutti e finiti o spolpati, quindi. Per editare o iMovie o Final Cut Pro, Sony Vegas, vario. I code non li compro, quindi passo. Registrare la scheda di acquisizione della Vermedia. Arma 3 non l'ho mai comprato, anche se lo conosco, so com'è, quindi è abbastanza simulativo. The Stanley Parable, cioè dipende. Cioè, nel senso, dipende se li fanno più giochi di questo genere. A me è piaciuto molto, ne ho parlato nell'ultimo video un po' della sua filosofia che ho apprezzato tantissimo. Se colleghiamo le torri, sostanzialmente i cittadini non hanno bisogno di spostarsi su strada, quindi eccoci, evitiamo questi ingorghi. Mamma mia. Half-Life? Sì, probabilmente sì. Ce l'ho in mente da. Ah, non possiamo migliorarla, questa sì. Da un bel po', sia il primo che il secondo di farli. Va bene, qui come stiamo con la mega torre? Drive Club dipenderà un po' dalle caratteristiche. Spero che sia più simulativo che arcade. Se è arcade, non credo di prenderlo al day one. Aspetta, 6, 7. Ok, poi l'ottavo ci facciamo. Ci facciamo quello per spostarsi. Yes, va bene. Gli Hitman, forse tutti. Se non sbaglio, li ho giocati tutti. Quello che ho spolpato per bene è stato Blood Money. Molto faigo. simili a Beyond Two Souls c'è l'altro gioco della Quantic Dream che è appunto Heavy Rain. Molto bello, anche se a me in realtà è piaciuto più Beyond Two Souls. Però anche Heavy Rain piace a molti. Anzi, a molti piace di più. E c'è anche il primo gioco fatto dalla Quantic Dream, non proprio il primissimo, però sempre di quel genere che è Fahrenheit. Stazione sopraelevata, ok. FIAR li ho già giocati, il primo e il secondo. Il terzo ce l'ho sia su 360 che su PC in realtà, però ancora non lo gioco. Cosa se vale i 20 euro? Driver San Francisco ho già giocato all'uscita, Rise of Triad non me lo ricordo. Borderlands 2 c'è cioè il let's play, ci stanno un po' di video, forse 3 video sul canale, poi l'ho giocato per conto mio. Need for Speed per PlayStation 2 non sa, cioè c'è il Most Wanted, però non saprei se ho tempo più che altro per proporlo.
Sempre questi, così almeno ci famo i soldi. E colleghiamo anche questa torre, vediamo se ce la facciamo, perché è un po' distante. Forse sì. Sì, ce la facciamo. Ha due uscite, quindi forse la collegherei a quest'altra qui giù in... No, qui neanche. Questa, no, questa sta ceppa. No, vabbè, non si può col... Vabbè, basta una strada, poi va arrangiate, giovani, non è che possiamo stare qua a pensare a voi. Ok, qui le torri... Ce ne sono a bomba. La fabbrica Omega già l'ho fatta nell'altra città, poi ci trasferiremo. Il caps lock è, vabbè, il maiuscolo. Per bloccare il maiuscolo. Jack and Dexter, ho ripreso la trilogy rimasterizzata in HD. Hunted, no, non lo conosco. The Last of Us, già detto. Vabbè, la PlayStation Vita dipende dal prezzo a cui la trovate. Di titoli, sì, un po' ce ne sono. Io devo provare ancora un titolo che ho scaricato dal PlayStation Network che c'era gratis, non mi ricordo neanche come. Soul Sacrifice, secondo me. È cazzuto e cattivo, che all'inizio si pensava fosse un titolo della serie Dark Souls. C'era già emozione, anche se lì sarebbe stato un po' complicato giocarci perché la PlayStation Vita è portatile, quindi sarebbe potuta volare facilmente dalla finestra, quindi non sarebbe stato estremamente positivo. Battlefield 4 ho giocato un po' l'online, però fa... No, non è ben settato l'online di Battlefield 4. Guarda qua la gente che arriva, mamma mia. A risorse, cioè a risorse, così stiamo abbastanza bene. L'espansione di SimCity si trova a 14, se si trova in offerta a 12 più o meno. Così io l'ho presa perché, come detto, ti dà la possibilità di proseguire, di fare una città più sviluppata perché sono un po' troppo piccole, le città in questo SimCity, quindi. Devil May Cry 5 è bello. Sì. A me è piaciuto, ho fatto anche lì la prima ora di gioco, non è affatto male, anzi. Nuove serie, aspettate, vedrete, vedrete. Cula World, vabbè, Cula World era cioè un grandissimo gioco, ha fatto un po' la storia, uno di quelli che si ricorda con piacere della PlayStation 1, anche perché c'era la classica demo con... C'era il CD con la demo di Cula World con ogni PlayStation, quindi chiunque penso lo conosca, chi ha giocato su PlayStation 1. Horror sì, ne sto facendo, cioè ne sto facendo, ne ho fatti, ne faremo anche altri. Need for Speed Carbon non saprei, ma forse non l'ho neanche giocato, non mi ricordo. Va bene, qua continuiamo a macinare soldi, quindi a questo punto direi di provare ad andare nell'altra cittadina. Anzi, prima facciamo una cosa, regaliamoci un po' di soldi, in amicizia sempre. Li regaliamo a quest'altra cittadina. Della moneta, fai... Fai in automatico, no, devo fare così io. Famo notte così. Vabbè, mettiamoceli tutti e poi... Proviamo a diminuire un po' così. Ok, ma Outlast, come detto, è carino, però non, cioè, la storia è quella che è. Purtroppo non è che ci sia sta gran storia dietro. È un genere particolare, però... Un sequel, sì, potrebbero farlo per sfruttare il... Appunto il brand, il marchio, visto che ha avuto abbastanza successo, però... Ok, allora vediamo un po'. No, 150 o 200 per la PlayStation Vita è troppo, secondo me. Aspetterei, aspetterei. Allora, abbiamo qui abbiamo problemi di
di energia, quindi aspetto che arrivi. Sono arrivati i soldi, quindi famo così. Salutiamo la centrale eolica, sti cazzi. Ci facciamo una bella centrale nucleare. Sì. Qua. Qua. Non me la metti qua. Figlio di mula. No, qui ci entra. Ah no, qua perché sta ancora a demolire. Non è vero, un momento, un momento. Giustamente non ci ha demolito le strade, dai. Devo fare tutto io qua. Che cos'è? Sindaco, mica manovale. Aspettate un attimo, mettiamo. Rallentiamo un po', sennò questi si incazzano che non ci sta l'energia. Mettiamoci la bella centrale nucleare con delle scimmie che ci lavorano, quindi esploderà molto a breve. Manca l'acqua. Dov'è che la stiamo prendendo l'acqua? Qui, quindi. No, questa è di depurazione delle acque. Dove minchia la prendo? Ah, questa qui. Momento, ce lo faccio qui. Sì, qua. Oddio, qua ci giochiamo un po' troppi spazi. Famola così, va. Non è vero, non me la fa. Piazzamela qua. Che tanto acqua ce n'è. Mettiamo subito un altro. Mettiamoceli un po', va. Togliamo un po' di case che gli abitanti stanno attrezzati. Sì, adesso arriva l'acqua. State calmi, state calmi. Cosa vi manca? Tutto manca. Manca tutto. Vai con gli appartamenti. Di brutto proprio. Adesso arriva l'acqua, arrivano anche aerei. Questa chiuso, cercasi personale. Livello istruzione, oddio, non esageriamo, sicuro. Gioco di guida simulativo preferito, direi ad occhio e croce GTR 2 per PC. Con la mod Power and Glory spacca dei culi, che è quella che lo rende ancora più simulativo. Facciamo un altro pochino, un altro 20 minuti più o meno. Vediamo un po'. No, cantante italiano preferito? No, direi di no, occhio e croce. Perché non arriva l'acqua? Giovani, c'è sta. Ah, chiuso, cercasi personale. Dai, che siamo 21.000 abitanti. Dove cazzo andate? Non lo spiegate dove andate? Andate a lavorare. Tipo nella stazione di pompaggio dell'acqua. Vabbè, aumentiamo un po', riaumentiamo la velocità così qua. Si creano altri posti. E ci sparo un'altra torre. Sì. Le torri non fanno mai male. Euro Truck Simulator, sì, l'ho giochicchiato un pochino con il volante perché è ben supportato, quindi celle piene. Momento, allora, datemi tempo che vi faccio spazio per altre celle, piazziamole sopra, almeno guadagniamo spazio, ci mettiamo altri volanti, tanto soldi ne abbiamo, quindi va bene, va bene. Anche magari approfittiamo per aumentare anche la caserma dei pompieri con altre autopompe, va bene, piazziamole qui, basta, ok, vabbè. Facciamoci un ospedale, va, al momento, prima di far cagate. Possiamo costruire un vero e proprio ospedale, quindi direi di farlo, però lo farei qui sotto. Oddio, qua c'è la centrale Omega, forse non è la zona adatta. Lo faccio qui l'ospedale. E aumentiamolo subito. Questo cos'è? Hangar droni medici. Vabbè, questo non riusciremo mai a farlo perché. Tracy Chapman? No, in realtà no. Magari ho sentito già qualcosa e non la ricollego. Io di solito non mi ricordo mai i nomi. Anzi, probabilmente ho sentito qualcosa. Però sì, non. Non
Poi non mi ricordo le canzoni. Molte canzoni non mi ricordo l'autore o l'autrice. I titoli cross generation, diciamo, ci sono sempre per sfruttare appunto il mercato, perché ci sono comunque console di base della vecchia generazione, perché comunque hanno venduto milioni di pezzi, quindi cercano comunque anche loro di fare più soldi possibili. Quindi facciamoci anche questi, cioè, me lo riesce a piazzare. Ecco, perfetto, qui che c'è uno spazietto, mi ci metti uno di questi e uno di quei. Vabbè, mettilo dietro, va. Demoliamo le case? Demoliamo le case, che ci frega. Perfetto, allora l'ospedale c'è, 34 morti, mamma mia. Vabbè, pian piano. Ma con la PlayStation 4 mi ci trovo abbastanza bene. In realtà aspetto le grandi uscite, però giustamente qualche ottima uscita c'è stata. Poi pian piano, è giusto così, a inizio generazione è sempre stato così. È difficile, il gioco che mi ha regalato più emozioni. Forse il primo Metal Gear. Cioè, comunque sono emozioni diverse perché vengono giocati in epoche diverse. Quindi quando hai un'età diversa. Ultimamente, vabbè, naturalmente The Last of Us, ma anche Beyond non è affatto male. Sicuramente The Last of Us nell'ultima generazione, anzi nelle ultime generazioni, li batte tutti. Però il. Se devo dirne uno, il primo Metal Gear forse lo ricordo con molto piacere. Sì. Beh, un secondo capitolo di The Last of Us ci potrebbe anche stare, però non. Diciamo, non è che c'è bisogno di un rinnovo di una serie, perché comunque non è una serie ancora. Sì, i droni poi li proveremo, magari. Però devono essere sbloccati, quindi dobbiamo fare un po' troppe ricerche, quindi vediamo un attimo. Vabbè, tra auto e moto in realtà le preferite, cioè non c'è una preferita, non ho una moto purtroppo, però piano appartamenti sì, forse ci entrano, vediamo. Vabbè, te lo piazzo qui il piano appartamenti, qui ci faccio un altro, cerchiamo di far aumentare un po' la popolazione, quindi ci servono. Questi qui li già ci abbiamo fatto. Facciamo una mega torre d'elite qui vicino. Perfetto. Così nell'altra metà ci facciamo la zona, diciamo, commerciale. Sì, Tiff, lo proseguiamo. Lo proseguiamo. Sì, Enslaved lo conosco, però non l'ho ancora giocato. Tracy Chapman, cercherò di recuperare qualcosa. Al momento non, come detto, non mi ricordo. Eh sì, The Last of Us e Beyond spaccano dei culi, soprattutto, come detto, nel panorama videoludico attuale, che ci propone pochi giochi del genere, sono sempre ben accetti. Ci vogliono giochi, tra virgolette, adulti. Beyond in realtà credo non sia stato tanto apprezzato, perché molti si sono fermati solo sulla trama, che in realtà sì, è molto banalotta. Però i temi trattati, se ti fermi a riflettere, è molto più profondo di quello che possa sembrare. Final Fantasy non. Come detto, i giochi di ruolo giapponesi non sono un particolare fan. Sono
Anche se di questa generazione, o meglio della scorsa, mi sono piaciuti molto sia Eternal Sonata che Lost Odyssey, che sono due capolavori. Però proprio non riesco a portarli avanti, è un problema che ho sempre avuto. Final Fantasy, forse quello che ho giocato di più, è stato il 10, quello che ho giocato di più. Sport motoristici al momento, vabbè. Sì, Formula 1 e MotoGP, però come detto è da un bel po' che non ne seguo più. FPS in realtà più che altro perché molti sono banali. Una volta c'erano FPS un po' più cazzuti, adesso ne fanno un po' troppi e un po' con bassa qualità, quindi. Poi recupererò per le canzoni, dico. In realtà collaborazioni non lo so perché boh, non il tempo è poco, quindi mettermi d'accordo sarebbe molto difficile, poi dipende. Allora, aspettate che ci mancano un po' di appartamenti, no, roba commerciale, dov'è? Commerciali, eccoli qui. Perfetto. Me ne fai uno qua e fammene un altro anche qui perché quello non basterà sicuramente. Facciamo due commerciali e qui facciamo un'altra zona per abitanti ricconi. Che ci vuole. Vai così a bomba. Stiamo spendendo un bel po' di soldi, però va bene, dai. Assolutamente sì, i vecchi Battlefield sono i migliori secondo me. Quello che ricordo con più piacere è il Battlefield 1942 e l'espansione Battlefield e il gioco Battlefield Vietnam. Mamma mia, con una colonna Battlefield Vietnam, ragazzi, vi consiglio la colonna sonora che è straordinaria, veramente bellissima. Ma sì, Ellie sì, non mi dispiacerebbe vederla come protagonista, anche perché sì, Joel è stato il vero protagonista, però in realtà Ellie spacca dei culi, Ellie è troppo forte, è uno dei personaggi più carismatici, più importanti, secondo me, del panorama videoludico attuale. È stato veramente un personaggio ben fatto. Meryl di Metal Gear, sì, ma in Metal Gear tutti i personaggi sono estremamente profondi. Oddio, forse Meryl non tantissimo rispetto ad altri, però comunque è stata un personaggio femminile molto, molto importante e rilevante. Breaking Bad, sì, mi piace. Sì, il libro di Bioshock, sì, e di Metal Gear tutti e due, perché è uscito anche il libro sul secondo. Secondo in realtà lo devo ancora leggere. Diciamo non sono questi gran libri, nel senso che o almeno il primo Metal Gear ci mette un po' a carburare perché tra virgolette, cioè non sono un recensore di libri, però non è che sia scritto benissimo, è scritto un po' coi piedi, modestamente parlando, però ci mette un po' anche se ci stanno parecchi errori di traduzione, però vabbè. Sì, lo sto adesso, sono 4 DVD, è molto lungo, sì. Alcune fasi un po' troppo, ti fanno pensare che sono un po' troppo lunghe, però ci può stare. Soprattutto non mi piace dei giochi dei GDR giapponesi, il fatto dei combattimenti casuali a turni, fanno girare un po' le balle. Vabbè, Forza 5 non l'ho giocato, però posso fare anche il confronto Forza 4 GT6 e comunque personalmente preferisco la serie Forza. Mi piace naturalmente di Gran Turismo la carriera che sicuramente è molto più curata che in Forza. In Forza la carriera fa un po' cagare, però alla fine di guidabilità e gameplay Forza lo preferisco, anche se comunque apprezzo entrambi.
Max Payne 3 è bello, però non regge il confronto con i vecchi. Diciamo che Max Payne 3 lo apprezza chi ha giocato i vecchi Max Payne perché sa chi è Max Payne, il personaggio. Chi non li ha giocati non dico che non lo capirà, però non capirà la situazione di Max nel terzo. Io ho fatto il let's play del primo che, tra virgolette, può anche bastare per capire il personaggio di Max Payne. E il terzo, diciamo, se si è giocati i primi si apprezza molto di più. Sì, Carmageddon ha voglia, mamma mia che spettacolo che era, soprattutto il primo. E sì, ho visto che c'è la pre-alpha, però no, ancora non l'ho provato. Forse sì, lo proverò più avanti. Facciamo sempre qui i commerciali, quanti piani abbiamo? Tre piani, quindi possiamo andare a bomba. Qui quanti piani abbiamo? Sei. Qui ci serve cosa? Abitanti, abitanti ad alto reddito. Ah, abbiamo finito i soldi. Bene, bene. Vabbè, aspettiamo, aspettiamo. Andiamo un po' avanti. Nel frattempo, come detto, leggo un po' di, cioè, continuo a leggere un po' di commenti. Sì, giochi sportivi ne ho giocati anche diversi. Anche non motoristici, sì. Quelli motoristici non so, mi danno più, mi divertono di più. Ma in realtà se Battlefield è calato a partire da Bad Company 2, perché Bad Company 1 faceva il fulcro della sua bellezza nel sarcasmo, soprattutto Haggard. Mamma mia, Haggard, che cos'era il baffone? Ha vinto a mani basse. Nel 2 si è perso tutto quel sarcasmo e quindi c'è stata una campagna singolo giocatore un po' bruttina. Vabbè, i vecchi Battlefield non avevano una campagna a singolo giocatore, però erano spettacolari, soprattutto giocati in LAN con amici, quindi. No, calciatori preferiti non ne ho, non sono così appassionato. Cioè sì, seguo però. Watch Dogs sì, lo faremo. Come detto prima, ho fatto il preordine per PC quando uscirà. Eh sì, i dialoghi del primo Max Payne. Ma tutta l'atmosfera molto noir. È ottima, è ottima. Tutti i dialoghi fatti a. Allora, le mega torri un po' ci fanno guadagnare. La fabbrica Omega perché sta facendo così pochi guadagni? Cosa c'è che non va? In realtà dovremmo fare una zona industriale un po' più massiccia. Famo che per adesso ce ne mettiamo anche qui. Perché sì, The Evil Within lo prenderò. Sì, sembra molto molto interessante. Tony Hawk ci giocavo ai tempi sia di PlayStation 1 che PlayStation 2. Questa generazione no, l'ho abbandonato. Sia Tony Hawk che Pro Skate. Pro Skate era, tra virgolette, più simulativo, nel senso era più difficile, più figo in realtà. Tony Hawk era un po' più cazzone, così si gioca più divertendosi, tra virgolette. Vampire the Masquerade? No, no, vabbè, l'ho pronunciato malissimo, non so come. Resident Evil, se non ho capito se devo fare la serie o se li ho giocati. Serie non credo ne faremo, magari farò dei primi. No, in realtà, per la cosa degli iscritti, no, ho iniziato e continuo a farlo perché mi diverte, non per altro. Poi tutto quello che viene è, come si dice, tanto di guadagnato, però non, come detto, lo faccio, mi diverto. Sì, la carriera di FIFA mi piace perché la sto facendo divertendomi, appunto, come porto tutti i video sul canale. No, Star Wars, non sono un grande appassionato, quindi così come. Vabbè, i film li ho visti, però non sono un gran fan, quindi i videogiochi non li ho giocati. Griffin o Simpson, come dicevo l'altra volta, sono entrambi ottimi. Cosa vuole il tipo qui? Non lo so, vabbè, sti cazzi. Regione, stiamo messi bene, va bene, va bene. Project Cars, diciamo che ha
avrei preso volentieri il, tra virgolette, il preordine in modo tale da poterlo giocare già da adesso, ma l'hanno interrotto presto quando io avevo ancora l'altro PC, che quindi sapevo che non mi sarebbe mai partito. Quindi non ho fatto in tempo a prenderlo, a provarlo. Ma Super Meat Boy è un classico titolo a scorrimento, vecchio stampo, quindi molto difficile, così come erano tutti i titoli di una volta, i primi Super Mario. Cioè comunque la difficoltà è sempre stata alta, quindi ti fa bestemmiare come un cinghialo, però ci sta, ci sta. Vecchi titoli di un tempo erano sostanzialmente tutti così. Allora, qui c'è carbone, quindi non ci andiamo. Ci sono minerali, lì petrolio, quindi qui invece possiamo fare qualcosa. Abbiamo dei problemi di fogne, va bene. Un momento, mi tolga questo. Almeno facciamo un po' di industria anche qui. Ma in realtà le faccio così, almeno ne costruiscono di più. Così guadagniamo un po' più con l'Omega, perché l'Omega praticamente ci fa guadagnare in base alle industrie che sono sotto il suo... Dove cazzo andiamo? Dov'è? Ok. Di sua proprietà, quindi. Vabbè, facciamo anche da questo lato, poi nel caso le demoliamo, se ci dovesse servire spazio. Però adesso facciamo un po' di soldi. No, raduni no, anche perché non mi mostro, quindi sarebbe... Cioè, voi che vagate nel nulla cercandomi, non... Sarebbe bello però, non si sa mai. Sì, Infamous Second Son, sì. Super Meat Boy, sì, anche. Cioè, se fanno un secondo capitolo, potrebbero. Splinter Cell Blacklist lo devo recuperare, perché mi è piaciuto il fatto che, nonostante le prime impressioni sembrasse fosse un gioco assolutamente non stealth, cioè come è stato Conviction, che non mi è piaciuto per niente, mentre sembra essere tornato ai vecchi Splinter Cell, che magari qualche giorno potremo vedere, visto che ho anche la Splinter Cell Collection, la Trilogy, quindi rimasterizzati in HD. Come detto là nello scorso video, nel FAQ Time, Le Ali della Libertà, film preferito. Ok, l'ha risposto, già hanno risposto. SingStar no, perché non so cantare. Pac-Man ai tempi era cazzuto. Quello che mi è piaciuto di più in realtà è stato Pac-Man World, che è molto diverso dal classico Pac-Man, però è stato... No, Kula World non credo di farci una serie, anche no. Anche perché non ce l'ho in realtà. Già detto nei vari FAQ Time, perché non mi mostro. Anche anzi, nel primo FAQ Time potete trovarlo sul canale. Ho detto in modo un po' più specifico, un po' più dettagliato, tra virgolette. Comunque per semplicemente perché voglio mantenere la vita privata staccata da YouTube. Allora, momento, qua ampliamo un po' la fabbrica Omega. Mettiamoci uno di questi, ce lo piazziamo qui di lato, e magari con gli altri soldi che ci rimangono aumentiamo l'estrazione sia dei minerali. Non è vero, già siamo a pressione qua con i minerali. Ma questo qui, vabbè, ampliamolo un po', mettiamoci in un altro dei minerali. Quello del petrolio purtroppo ancora non possiamo metterlo, perché ci serve un quartier generale. Però comunque possiamo iniziare ad estrarre un po' di più di petrolio magari. Il gioco arcade indie prossimo non lo so, perché ce n'ho così tanti che non... Ho l'imbarazzo della scelta, non saprei da dove partire. Quindi è a sorpresa sia per voi che per me. Vediamo, comunque sì, la rubrica arcade la riprendo. Ah, qui, ok. Mettiamo più camioncini, così vanno a consegnare il nostro petrolio. Qui facciamo un po' così e un po'... Mamma mia quanto petrolio che ci sta. Ne possiamo mettere al massimo 10, quindi non ci espandiamo troppo. Famo una cosa così, va. Per Next Gen migliore uscito finora, ancora non dico niente perché devo giocare ancora Infamous, che potrebbe essere il migliore per adesso. Però non avendolo ancora giocato non dico niente, perché come detto, fin quando non provo non credo. Ok,
petrolio a bomba, meno la fabbrica Omega inizia a macerare, a macinare soldi. Quanti giochi? Tanti, troppi direi anche. lo so, purtroppo non mi sono mai riuscito ad appassionare agli Star Wars. Lo so, sarà perché non sono un appassionato in generale di fantascienza, quindi... Momento, abbiamo problemi... Non è vero, c'è l'acqua, perché mi dici che... Forse perché è un po' inquinata, ma non è vero. È vero, è inquinata, lascia fare, è pulitissimo. Oddio, questo qua crea un po' di merdume. Facciamo che ci mettiamo un po' di filtraggio, non adesso, questo è un po' troppo. Poi ce la metteremo, dai. Vai, fa più tempo, comunque li continuerò a fare. Cosa è successo? Ah, perché è inquinata. Contaminata proprio. E allora toglimela, se no qua ammazziamo la gente. Poi si caga sotto, toglila, toglila. Andiamo avanti con questa. Appena arriviamo a no, già ci siamo arrivati a 60.000. Perfetto, mettiamo una di filtraggio. Me la puoi mettere solo qui? No, mettila qui che togliamo un po' di case. E sta comunque nella zona vicina a dove fanno delle cagate. No, non la guardo la MotoGP. Football Manager non credo, in realtà non ce l'ho. Abbiamo uno smaltimento che va un po' male, quindi... Cazzo, non abbiamo i soldi. Aspettiamo, quanto costava? Non so, vabbè, tanto. Poi vediamo. Ma dicevo, per altri argomenti, come detto, preferisco portare... Cioè, sì, io ho anche altre passioni, però preferisco portare avanti quelle di cui... Tra virgolette ne so un po' di più, perché non mi piace fare cose solo perché vanno di moda o solo perché fanno visualizzazioni e cose del genere, non sono il tipo. Adesso va molto di moda invece portare e far video, non dico commerciali, però che riscuotono successo. Io preferisco, se devo farli, cerco di farli bene. Poi, come detto, ho anche altre passioni, però questa magari è quella su cui sono, tra virgolette, un po' più informato, magari ne capisco un po' di più rispetto alle altre, quindi preferisco portare avanti questa qui per adesso. Anche perché il tempo è quello che è, quindi già ho difficoltà in questo modo. Se mettimela qui, sì, togliamo dei palazzi. Abbiamo soldi, ne mettiamo anche un'altra, allora. Va bene, va bene. No, Cursed Crusade no, lo conosco, però non l'ho mai giocato, se non ricordo male. Sì, The Order lo seguo molto, con molta curiosità. Quartier generale Omega, attenzione. Quanti miliardi di dollari costa? Ah no, 37.000. Accumula una fortuna ancora più grande. Le divisioni del quartier generale Omega Corporation ti consentono di utilizzare i droni per trasformare le case, perfetto, in franchising, estrarre le risorse direttamente presso la tua fabbrica Omega Co e trasportarle in tutta la città. Ok, perfetto, allora facciamo anche questo, che lo piazzo qui, che ci occupa un bello spazio. Ninja Turtles, se intendi il gioco, l'ho fatto un paio... Attenzione... Ma no, ma dai, che ste cazzo di scimmie, la città ha bisogno di più energia, ma grazie, la fate esplode, dai. Livello di radiazioni alto, momento, possiamo ripararla in qualche modo o conviene... Porca puttana, via, guarda là le case, demolisci tutto, che qua è tutto radioattivo. Scusate, abitanti, è stato un piccolo problema, don't worry, come dissero a Chernobyl. Momento, basta che non arriva alle torri, perché sennò sono cazzi. Ecco, c'è quasi arrivato, Attenzione, momento, facciamo un po' di pulizia, poi riprendiamo, momento di crisi e di panico. La cittadina sta rischiando di essere contaminata a vita. Fortuna la gente ci va a ricostruire immediatamente, come se non fosse successo niente.
bene, bene. Questa è la fiducia. La fiducia ci vuole. Tutta questione di fiducia. C'è fiducia, ci sono più soldi per il sindaco. Aia, guarda. Ah, che poi le ricostruiscono e diventano subito contaminate. Quindi geniacci del crimine. Aspettate a ricostruire. Aspettiamo un momento. queste stanno. Il fatto è che questi ci continuano a ricostruire. Giovani, dai pure voi. Guarda là, costruiscono e radioattivi. Costruiscono e radioattiva. Io non è che posso stare qua a fare pulizia, quindi tenetevela. Dov'è la radioattività? Momento, che gli diamo un'occhiata. Questa qui. Mamma mia. Mamma mia. Se non sbaglio i parchi dovrebbero aiutare a ridurre le radiazioni. Allora in realtà una cosa sulle uscite videoludiche avevo in mente di farla. Una rubrica dedicata. Prima o poi magari la farò. Allora devo rifare una centrale nucleare. Però prima farei un attimino dei parchi. Fammo che ne faccio uno di questi. Sì sì. Vediamo un po' se ci potrà aiutare con la radioattività. Vorresti sapere come fare per aiutare le città vicine con il tuo servizio per i rifiuti? No, grazie. Ognuno si tiene i suoi. Spero che ci possano aiutare. Ne metto un altro qui. Magari anche un altro. No, qua no. Qui c'è il petrolio. Vabbè, te ne metto uno di fronte, così ci siamo già fregati lo spazio. E ti ci rimetto la centrale nucleare sopra, perché abbiate pazienza. Tanto vale che non ci abbiamo i soldi. Scusate, quanto costava? Dov'è? 145.000. Allora aspettiamo un attimo, aspettiamo un attimo. Lo so che non c'è elettricità, abbiate pazienza. Questi cittadini così, ci serve elettricità, lo so. Qua si stanno fracicando case su case, vabbè. Monkey Island, no, anche se ho la versione rimasterizzata in HD per 360 e magari qualche giorno la vedremo, la vedremo. Vabbè, di Metal Gear sono tutti belli. Sì, il Metal Gear Solid 3 è veramente riuscito molto ma molto bene. Primo, vabbè, imbattibile, però anche quello. Lo so, ma qua la radioattività, vediamo se sti parchi funzionano. Questi vogliono acqua, vogliono elettricità. E stiamo perdendo, momento. Sì, perché non funzionano le industrie. Allora, facciamo una cosa veloce, una capatina nell'altra città, ci spediamo un po' di soldi e poi ci salutiamo, ragazzi, che andiamo un po' tutti a cena. Gli alberi vediamo, perché in realtà non so dove, se sono tra i parchi gli alberi, vediamo un attimo. No, potevo fare direttamente dalla regione, in realtà mandiamo un regalo alla nostra città radioattiva. Mandiamoglieli tutti, tanto quella macina soldi, che ce ne frega. Carica, carica. Abbiamo bisogno di soldi. Sì, non lo so se quella rubrica che avevo in mente la farò poi sul secondo canale o sul primo. Comunque nel caso, vabbè, come già detto, iscrivetevi anche al secondo canale, perché ah, ci sono questi, è vero. Quindi probabilmente quei parchi come aerei che fanno a gara, attenzione. Mi zoomi un attimino qui. Vabbè, visto che quelli si stanno fracicando, ci metto il parchetto con via LED. Vediamo se funziona, proviamo. Ne mettiamo un paio qui e teniamo d'occhio la radioattività mentre ci inviano i soldi. No, sono appena arrivati i soldi. Rifacciamo una centrale nucleare. Certo, il fatto che abbiamo una istruzione media a livello di scimmie potrebbe influire sul fatto che esploderà un'altra centrale nucleare, però questi sono dettagli che più avanti terremo d'occhio. Vediamo se i nostri alberi funzionano. Vai a bomba. Vabbè, se avete perso il live o parti del live, comunque lo ritrovate sempre qui su Twitch. E poi più avanti, magari tra qualche giorno, lo ritroverete anche sul canale YouTube. Quindi state tranquilli che
Dai, che con sta centrale nucleare, vabbè che i lavoratori secondo me non ci arrivano qua perché muoiono nel tragitto. Livello di radiazioni estremo, mamma mia. Spettacolo. E che cos'è? Ma tutte qua capitano. Volevo fare l'altra centrale, ma non me la fa fare che ci servono cose strane. Non ce la provano. Potremmo fare una centrale solare. Magari nella prossima città, tanto ormai questa ce la siamo giocata, quindi. Allora, il livello di istruzione dei lavoratori era sicuro. Se tanto mi dà tanto, tra un po' succede un altro macello qua. Qua le case ormai sono andate. Teniamo sempre d'occhio il livello di radiazione. E vabbè, ragazzi, a questo punto direi che ci possiamo salutare qui. Proseguiremo con il prossimo streaming, su Twitch. Ma queste? Mancanza di energia. Cioè, andate, non potete aspettare un attimo che c'è mancanza di energia? Datemi tempo, datemi tempo. Vabbè, ragazzi, allora dai, ci vediamo con il prossimo video, il prossimo streaming. Ringrazio naturalmente tutti quanti voi che mi avete seguito, quelli che stanno seguendo il video su YouTube. Come sempre trovate tutti i link in descrizione del canale Twitch, sì, probabilmente del canale Twitch, sì, del secondo canale, Twitter, Google Plus, Facebook. Seguitemi maggiormente anche su Facebook perché dico un po' tutto lì, i vari avvisi anche degli streaming. E cos'altro? Niente, vabbè, riprenderemo dal prossimo video facendo un po' di pulizia in questa città o spray, che poi magari cambieremo anche nome, visto che adesso è radioattiva, la città radioattiva potrebbe essere un bel nome. E niente, riprenderemo con il prossimo video. Ringrazio di nuovo tutti quanti voi che avete partecipato, buona serata, buona cena e un saluto a tutti da quel tale Ale.